dicevamo prima, che l'esperienza allo stadio è molto più ampia. Da noi si passa la giornata, la partita è importante, però è importante anche divertirsi, poter portare la famiglia e passare la giornata insieme. Qui invece sembra che uno vada allo stadio solo per vedere la partita e se ne va. E addirittura è una cosa che vorrei poter cambiare, e queste divisioni nello stadio, che da noi si può girare tutto l'anello, per cui se hai dei punti vendite o cibo diverso, uno può girare e cercare quello che vuole. Invece qui è molto diviso, uno non può passare dalla curva alla tribuna, è un po'... Allora questa separazione tra gli avversari e quelli che giocano in casa non è molto americana come concetto. Risorse economiche che servono nel modo giusto, no? Non è che buttiamo soldi così, deve essere un progetto studiato bene che porta benessere o a livello economico o a livello di intrattenimento ai tifosi. Alla fine, per un americano, questo è entertainment, no? Allora dobbiamo offrire un prodotto importante ai tifosi che fanno voler venire allo stadio. In maggio, fine di maggio, io, un amico di Perugia mi ha chiamato perché lui sapeva che io e noi siamo interessati con il mondo calcio. Mi ha chiamato un giorno e ha detto: io lo so che si trova per la proprietà in calcio italiano, ma io credo che c'è un grande gioiello, si chiamano Cesena, c'è questo direttore, amministratore delegato, Gianluca Padovani, e lui sta pensando di cercare per un partner, un socio, un nuovo socio per il Cesena. Subito ha detto ok, va bene, ho subito chiamato Robert, perché io non sono molto conoscevo di Cesena, ho solo piccolo. Lo so che è una grande squadra che giocava in Serie A, ma non ho conosciuto molto bene. Ha chiamato Robert subito e lui ha detto oh my god, perché conosce molto bene, abitava a Pesaro, conosce Massimo molto bene, conosce altri giocatori che giocavano per il Cesena. Sono soppresso per me. E poi lui non era molto convinto all'inizio. Dopo, man mano che conosceva la realtà del Cesena. Ma poi è andata anche di incontrare con Gianluca Padovani, sì. E poi iniziare questo viaggio. Dico che io penso che il primo step è di renderlo autosufficiente economicamente, che non bisogna iniziare la stagione già pensando ad una perdita a fine stagione. E questa è la sfida, io l'ho accettato molto volentieri e credo che possiamo fare un bel lavoro insieme. Però torniamo al discorso di portare in Italia, a Cesena, la cultura americana in parte e mischiare le due culture e insieme. Un playground con i campetti di calcio. Allora i figli vengono con i suoi genitori, i genitori vanno a mangiare qualcosa, bere una birra, poi i bambini possono giocare calcio prima, in anticipo della partita. Questa è un'esperienza che si trova negli Stati Uniti, non lo so. Anche durante la settimana. Ah, sì, c'è spazio per i bambini. Di ritrovo sicuro, esatto. Controllato. Sì, bello. Bello, sì. Perché no? È un'esperienza per i tifosi, loro vengono in anticipo, 2 a 3 ore in anticipo della partita, poi c'è posto di mangiare, c'è posto di bere, c'è posto di giocare per i bambini, è sicuro perché è tutto chiuso qui e non ci sono traffico, non ci sono niente di pericoli per i bambini. Secondo me, per un'esperienza per i tifosi, questa è la migliore cosa, si trova negli Stati Uniti. E io credo che si può realizzare questa idea per Dino Manuzzi, per lo stadio.